Raccogliamo con soddisfazione questa apertura da parte del Ministero a una piena collaborazione e ai contributi che possiamo portare come categoria e come operatori del mercato. Bene, ora abbiamo ancora una mezz'oretta prima dell'intervento del Presidente Diana Bellini, che tirerà le somme della giornata e chiuderà questo convegno. È molto interessante sapere e appunto chiedere già da questo momento, fare alcune domande per dipanare eventuali dubbi. Quindi noi avevamo preparato sei domande tipo appunto da fare alla dottoressa Fontana, e allora partiamo da Maria Vitale. La prima domanda, facciamo domande brevi e risposte brevi. Naturalmente se queste domande fossero talmente precise e puntuali da non trovare una corresponsione nella norma, il Ministero, in questo caso la dottoressa Fontana, prenderà buona nota, e così iniziamo dal vivo a fare questo tavolo di lavoro, no? Questo brainstorming che può portare a una soluzione a favore della nostra categoria. Prego, avvocato. Sì, la mia prima domanda, che è una sorta di domanda proposta, è di carattere prettamente operativo, diciamo così. Mi riallaccio quindi al discorso che stavo facendo con riferimento alla possibilità per il responsabile della segnalazione dell'operazione di sospetta di poter delegare un soggetto terzo, che può essere un centro autonomo di servizi che deve avere, non so, determinati connotati particolarmente rigorosi, magari riconosciuti dal Ministero dell'Economia e Finanza, per effettuare la segnalazione dei dati, perché attualmente, per quanto riguarda la categoria degli agenti immobiliari, c'è una procedura che è quella che dicevo dell'infostat predisposta dall'unità di informazione finanziaria, che è indubbiamente farraginosa e molto, insomma, richiede un livello di attenzione e anche di competenza che non sempre a tutti i livelli gli agenti immobiliari possono avere. Quindi probabilmente potrebbe essere un'agevolazione, cioè si va comunque nel senso che della normativa e della riforma, della semplificazione, però sempre associata alla responsabilità e agli obblighi di segnalazione, quello di poter delegare un centro autonomo di servizi non solo alla conservazione, come già espressamente attualmente consentito dalla legge, ma magari anche effettuare la segnalazione, cioè il passo successivo, ferme restando le responsabilità in capo ai soggetti obbligati, perché allo Stato sul punto c'è stato anche sotto la vigenza della vecchia normativa una interrogazione al Ministero, però il Ministero ha, diciamo, risposto che non era possibile delegare, diciamo, questa attività per ragioni di riservatezza e di tutela del segnalante. Però suppongo che magari su questo ci si può lavorare, rendendo rigidi forse le caratteristiche che dovrebbe avere il centro autonomo di servizi per effettuare questa segnalazione. Questo è un tema complesso, quindi non, sì. Sicuramente non rispondo adesso. Allora, il centro autonomo di servizi è collegato al record keeping, cioè alla conservazione dei dati, sì. Perché lì ci potrebbero essere economie di scala che non incidono, no, sulla responsabilità del conferimento del dato alla gestione e al mantenimento di quello che può essere un archivio centrale, di quello che può essere una cosa che poi tra l'altro potrebbe essere fruibile per voi anche per altri fini o per confronti, come dicevamo prima, magari tra colleghi che hanno clienti in diverse parti d'Italia, quindi potrebbe essere utile avere una rete di condivisione di informazioni per questo. Per quanto riguarda invece il conferimento dell'invio della sospetta, lì è un po' diverso, perché giuridicamente
chiaramente l'ordine, ad esempio faccio come confronto come l'ordine dei notai, no? E ha un organismo di autoregolamentazione e anche a poteri di vigilanza sui propri iscritti, e quindi ovviamente chiaramente è un organismo che poi si rende responsabile in maniera primaria di avere eventualmente poi mandato o meno la segnalazione. Le banche hanno questa, diciamo, le grandi banche hanno questa rete di, ovviamente, di filiali con responsabile della compliance e antiriciclaggio centrale, che però fa da filtro, perché tra l'altro il singolo direttore potrebbe aver mandato una segnalazione che invece è passibile di archiviazione per eccesso di zero. Ormai le banche mandano quintali di segnalazioni, no? Sono arrivate 100.000 segnalazioni quest'anno alla WIF, di cui l'80%, insomma 90%, è coperta al settore bancario. Quindi è chiaro che lì c'è anche una funzione di filtro, di protezione ovviamente della persona fisica che ha mandato la segnalazione, però di filtro. Tant'è che noi quando facciamo le sanzioni amministrative sulle banche, il filtro è contemplato una sanzione amministrativa, nel senso se si è fermato a un certo punto la segnalazione e non doveva fermarsi, doveva essere invece notata dalla WIF, ovviamente la responsabilità poi giuridica della sanzione è del secondo livello, cioè di chi poi non l'ha trasmessa, di chi ha fatto un filtro che non poteva essere. Quindi è molto complicato pensare che una funzione che poi è passibile di sanzione possa essere esternalizzata in qualche modo. Però ciò non toglie che potrebbero essere considerate da voi altre forme, senza, diciamo, avere un organismo che sia necessariamente di vigilanza interno o di audit interno, però dove convogliare, però dove ci dovrebbe essere un responsabile, non dico di associazione, certo, che si fa garante della responsabilità degli associati. Quindi diciamo creare questa sorta di secondo livello, sì. È possibile anche a livello... cioè potrebbe essere possibile anche a livello associativo. Noi lo facciamo già ad esempio per la segnalazione agli abusivi, no? Laddove in certe città può diventare pericoloso per un agente immobiliare segnalare un abusivo, la federazione, le federazioni, penso tutte, il presidente firma la denuncia in modo, insomma, da renderla un po' esente da personalismi o da possibili ritorsioni. Avvocato Corvi, prego la sua domanda. Allora, se io ripropongo il quesito che avevo già sollevato prima parlando degli adempimenti di adeguata verifica, e in particolare chiedo se continua ad essere corretto qualificare l'attività dell'agente immobiliare, andarla ad inquadrare come operazione occasionale, e come dobbiamo interpretare la disposizione, no, che ci indica di effettuare gli adempimenti prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale. Anche ricordando appunto quel decreto ministeriale del 2006 che aveva dato questa indicazione in merito alla conclusione di un contratto preliminare o definitivo. Ah, e qui poi faremo una riflessione per dare magari una risposta anche compiuta e di validità generale. È chiaro che la risposta è stata data dal MEF in merito al decreto attuativo, diciamo, degli obblighi nascenti nel 2006, e addirittura pre-231, quindi siamo sotto seconda direttiva, neanche sotto terza. È chiaro che già la 231 del 2007 ha cambiato sia l'obbligo d'astensione sia la natura, diciamo, dell'instaurazione del rapporto. Quando si parla delle tre che lei correttamente ha enunciato, l'articolo 17, no? Le tre tipologie, il conferimento dell'incarico ricorre più volte, non solo nell'articolo 17, anche nell'articolo 18, anche più avanti, perché ovviamente e dice o, oh, no? Perché dice prestazione occasionale oppure instaurazione del rapporto continuativo o conferimento dell'incarico. È chiaro che se un conferimento dell'incarico è un conferimento formale, anche se poi non segue una compravendita, in quel momento io sto acquisendo un cliente, quindi nella mia interpretazione adesso, diciamo, diretta della lettura della norma, lo vedo già come un inizio di rapporto di clientela e vedo anche lì, prima della firma definitiva e conferimento dell'incarico, eventualmente un pre-screening, perché la norma dà 30 giorni, come correttamente lei ha ricordato, e quei 30 giorni servono anche a questo, no? Prima magari di acquisirlo completamente come cliente, fare la verifica ove lì non è immediata o l'identificazione dove non è immediata, io prendo un po' di tempo. Mi ricordo, noi lo facevamo negli anni 90 anche in banca, non si apriva subito un conto quando arrivava una società, ci si prendeva un attimo di tempo e poi dopo si richiamavano le persone e si firmava tutto, no? Perché quei 30 giorni possono servire eventualmente a dire no, non vado avanti con questo cliente perché c'è qualcosa che non mi convince. Quindi quel prima è chiaro che
cambia tutta la prospettiva del rapporto con la clientela, e quindi il cliente è cliente da quando c'è un conferimento. Sì. Poi noi abbiamo il problema come categoria del conferimento verbale, esatto, o del conferimento di incarico scritto, e quindi è lì sul conferimento verbale, cioè il cliente che passa, guarda Franco, devo vendere l'appartamento in via tal dei tali, è chiaro che si apre un mondo e sempre più comprendiamo come abbiamo bisogno noi appunto come categoria di cambiare determinate prassi. Solo il 30% degli incarichi sono in forma scritta e in Italia, dati agli agenti immobiliari, e ancora meno sono quelli in esclusiva, quindi è un tema che effettivamente ci sta molto a cuore, e speriamo effettivamente, ripeto ancora una volta, è stato detto più volte, che il Ministero in una campagna informativa a largo raggio anche attraverso le televisioni spieghi un pochino quali sono anche le funzioni dell'agente immobiliare e quali siano anche i doveri dei cittadini, perché purtroppo quando ci troviamo ad assolvere questa, il notaio è molto più facilitato, no? Il notaio è pubblico ufficiale, datemi questo. L'agente immobiliare da qualcuno, sempre meno, ma da qualcuno, viene preso un po' sotto gamba, no, ma io ti devo dire, io volevo solo vendere l'appartamento. Quindi abbiamo bisogno delle istituzioni che ci aiutino, ce la dobbiamo fare da soli come categoria, ma anche delle istituzioni che ci aiutano a aumentare questa percezione sociale del cliente all'interno, diceva anche Santino nel suo discorso iniziale. Prego, Avvocato Mammane. Sì, allora io una domanda l'ho già fatta nel corso dell'intervento, è quella sulla collaborazione tra agenti, e ritengo che sia di estrema rilevanza per l'attività. Ne farei un'altra adesso che riguarda stime e valutazioni. Perché? Perché abbiamo avuto un'esperienza diretta in un convegno a Milano fatto con un esponente della Guardia di Finanza. Il comandante della Guardia di Finanza ha detto che tutta l'attività dell'agente immobiliare è ricompresa nella disciplina antiriciclaggio e quindi anche un'eventualità, un'attività che si dovesse connotare in una stima o in una valutazione. Francamente qualche riserva l'ha destata questa interpretazione, perché, se mi posso permettere, nel 2006 il decreto ministeriale 143, che aveva declinato categoria per categoria quali fossero gli obblighi, ci aveva semplificato molto le interpretazioni, perché aveva detto, con riferimento agli agenti immobiliari, soltanto le compravendite immobiliari, quindi le locazioni erano fuori, cessioni di aziende erano fuori, perizie erano fuori. Poi col 231 del 2007 i regolamenti di attuazione non sono stati più fatti, quindi non è stato più declinato settore per settore, attività per attività, quali fossero le modalità di adempimento, e quindi tutta l'attività rimane ricompresa nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, e quindi è dal 2007 che abbiamo cominciato a contemplare anche gli adempimenti in tema di locazioni o cessione di azienda. Ma sulle stime, francamente, sulle perizie, siamo rimasti un po' perplessi nel sentire questa interpretazione, perché in una stima, in una perizia non c'è un trasferimento di un importo di denaro, e quindi viene difficile immaginare che possa essere un'operazione che sottenda una volontà di riciclare del denaro o di finanziare un terrorismo. Però, in difetto di un'interpretazione chiara, o come lei prima ci ha suggerito, ci ha indicato, e che noi apprezziamo, di un parere, magari di una circolare fatta dal Ministero, può essere che anche i funzionari che verranno a fare ispezioni dicono: siccome nulla è escluso a priori, tutta la vostra attività è ricompresa, e quindi anche una stima, nel caso in cui dovreste fare una valutazione, una perizia, una stima, dovreste adempiere a tutti questi obblighi. Ripeto, le perplessità rimangono, non so se lei è già in grado di darci un'indicazione, una risposta, oppure magari se possiamo confidare in una circolare interpretativa. Sicuramente, cioè le perplessità ce l'ho anch'io adesso pensando a questa cosa, perché ovviamente non ci sono, non solo non ci sono mezzi di pagamento, ma non c'è neanche poi alla fine
scusi. Le perplessità sono anche personali in questo riguardo, perché non solo non ci sono mezzi di pagamento, in quel caso, a prescindere dalla eventuale poi pagamento della prestazione professionale in sé, della stima, perché non so se la Guardia di Finanza pensava anche a questo aspetto. No, ma su quello eravamo, tra virgolette, concordi nel ritenere che la prestazione fosse anche gratuita in una compravendita immobiliare. Fosse ad esempio avvenuta una rinuncia al diritto alla provvigione, in ogni caso attività di compravendita io verifico, faccio l'analisi del rischio, tutto quanto, perché lì è quell'operazione che potrebbe sottendere una volontà di riciclare del denaro o di finanziare il terrorismo. Ma laddove si faccia una perizia, cosa segnalo? Cioè non c'è nessun tipo, non c'è movimentazione di denaro e quindi manca quella che è la ratio ispiratrice della legge, che è quella di collaboriamo tutti quanti affinché non abbiano a compiersi quelle operazioni che tendono a riciclare del denaro o a finanziare il terrorismo. Su una valutazione, su una stima, su una perizia non c'è movimento di denaro. Soprattutto se non è proprio deutica. Però l'interpretazione di coloro che amminiamo vengono a fare i controlli è questa. Comunque rifletteremo anche con questo, anche perché con la Guardia di Finanza ovviamente poi ci dobbiamo coordinare per quando loro poi inizieranno l'attività operativa di ispezioni in base alla nuova legge. È chiaro che un collegamento col MEF da parte loro c'è, cioè, ci sono tavoli continui con loro, quindi su questo ci riflettiamo. Grazie. Dunque, ad oggi quella delle perizie e delle stime rimane un'interpretazione di un comandante, seppur di un'autorità giudiziaria che forse aveva fatto qualche azione, veniva da INOX, veniva dalle forze speciali e quindi è più aggressivo, ma no, per l'amor di Dio. Era perfettamente in buona fede, lui ha detto, io non ho studiato analiticamente, specificatamente la vostra categoria, parlo dell'attività in generale, quindi secondo me. Chiedo a qualcuno degli astanti, se avete una qualche domanda personale, allora, qua davanti il primo. Poi facciamo l'altro giro, prego. Sì, grazie. Allora, buonasera a tutti. Ecco, il microfono lo tiene il... No, lo tiene... Perché sennò dopo ci sono quelli che si impadroniscono e parlano per ore. Allora, ricollegandomi alla domanda dell'avvocato Corvi sul momento dell'adeguata verifica, c'è un aspetto che è peculiare dell'agente immobiliare. Abbiamo una parte venditrice, ma abbiamo anche una parte acquirente. Se è vero se la sua interpretazione è stata che la parte venditrice si deve identificare al momento dell'incarico, al momento precedentemente al conferimento dell'incarico, anche leggendo l'articolo normativa, ma la parte acquirente qual è il momento giusto per identificare la parte acquirente? Se magari diciamo chi siete e cosa fate. Sì, mi chiamo Bimbi, sono responsabile di una società che eroga servizi in ambito antiriciclaggio alle agenzie immobiliari. Su questo mi sembra chiaro appunto che ci sia l'esigenza di declinare anche queste casistiche, giustamente, perché lì non c'è un conferimento dell'incarico, c'è semplicemente una persona che poi va e accetta la... E quindi è chiaro che lì sarebbe limitato poi alla firma dell'atto, cioè sarebbe rientrerebbe della definizione tradizionale del cliente che acquista. Però chiaramente l'esigenza di declinarlo anche rispetto a voi c'è, perché questa cosa della doppia clientela è chiaro che è precipua vostra e specifica del vostro settore, sì. Sì, il famoso assegno che si dà. Certo, è chiarissimo. Sì. Diceva appunto la dottoressa, chiaro che andremo a declinare anche questi momenti. È comunque chiaro che l'acquirente, quando firma la proposta, quando... fa un atto scritto, esprime la propria volontà, la volontà in un atto obbligatorio, è chiaro che da lì iniziano tutte le procedure, però declinarle è un bene. Tonnina e poi signore, ecco, sì. Buongiorno, Paolucci di InfoAs, Centro Autonomo di Servizi Antiriciclaggio.
In subordine alla proposta dell'avvocato Vitale, il provvedimento Criscuolo di maggio 2011, che è di UIF, prevede la possibilità di che il referente SOS abiliti un terzo soggetto ad operare sul portale Infostat. Quindi ad un quesito posto a Banca d'Italia, Banca d'Italia ha risposto no se è un soggetto esterno all'impresa. Ma se fosse un soggetto interno all'impresa perché incaricato del trattamento dati oppure di responsabile del trattamento dati, sarebbe a questo punto interno all'impresa e quindi potrebbe assolvere al compito non di fare da filtro come la compliance di una banca, di un'assicurazione, semplicemente a quello di operare sul portale. Due cose veloci. Uno, il riscontro della clientela che fa l'agente immobiliare può essere fatto tramite l'anagrafe detenuta da Consap, lo SCIPAFI, la legge 64 del 2011 se non ricordo male, ma l'accesso è precluso agli agenti immobiliari, cioè soltanto banche, assicurazioni e finanziari possono accedervi. Mi potrei fermare? Diciamo, va bene. Si fermi. Queste non sono domande, queste sono richieste, che però siamo qui ed è giusto che le raccogliamo, perché se possiamo migliorare... C'è una circolare del Ministero degli Interni a firma del dottor Zappi del 2012 che prevede che chi utilizza l'archivio prima informatico, oggi in modalità di conservazione in modo digitale, ha l'obbligo ogni 3 mesi di andare in questura e consegnare il dischetto. Credo che non lo faccia nessuno, ma è un adempimento che se qualcuno andasse in questura lo guarderebbero come un alieno. Va bene, passiamo dietro. L'antiriciclaggio nelle locazioni, quali sono gli importi soglia dove c'è l'obbligo di adempiere all'adeguata verifica della clientela, posto che l'obbligo di adeguata verifica della clientela scatta sempre nel momento della conclusione dell'affare, rifacendomi anche la domanda che fece poc'anzi il responsabile antiriciclaggio della società, cioè l'obbligo scatta quando c'è la conclusione dell'affare, conclusione a norma di codice civile evidentemente, però per le locazioni quali sono gli importi soglia dove siamo obbligati a fare l'adeguata verifica della clientela? Domanda chiara, risponde l'avvocato Corvi. Allora, l'argomento è stato oggetto di ampio dibattito anche nella vigenza della precedente normativa e le modifiche apportate dal decreto legislativo 90 non toccano, diciamo, questo argomento appunto. E come è stato chiarito anche dal Ministero, per valutare il valore di un contratto di locazione, quindi capire se supera o meno la soglia dei 15.000 euro, l'indicazione è stata data è quella di guardare al canone concordato dalle parti, che può essere un canone mensile, trimestrale, annuo. Ora voi mi insegnate, la categoria degli agenti immobiliari mi insegna, che andando a leggere un contratto di locazione troveremo sempre scritto le parti concordano un canone annuo di euro pagabile magari in rate mensili, trimestrali o qualsiasi altra rateazione, e questo per un problema di natura pratica, perché poi quando si va a registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate occorre indicare il canone annuo. Quindi diciamo che ormai l'indicazione condivisa è quella di guardare al canone annuo, così come concordato dalle parti. Domande? Qui la signorina prima, noblesse oblige. Prego. Buonasera, sono Anna Maddalena dell'area compliance di Engel & Völkers. Volevo chiedere, quando il nostro cliente è una banca, è ancora vigente il riconoscimento semplificato? Che tipo di documentazione materialmente dobbiamo chiedere, visto che i dati comunque sono pubblici? Corvi, è stata estratta lei. Sono la prescelta. Peraltro qui io
rispondo e lancio un quesito di nuovo al Ministero, magari sempre per la valutazione poi nell'ambito, no, di questi approfondimenti che saranno necessari. Perché? Perché nel vecchio testo, nel vecchio articolo 25 era previsto, no, la possibilità di esenzione degli adempimenti quando si aveva a che fare con alcune categorie di soggetti come intermediari bancari, pubbliche amministrazioni o società quotate sui mercati regolamentati, ed era appunto prevista l'esenzione degli adempimenti, quindi per questo tipo di clienti non era necessario provvedere all'identificazione, adeguata verifica, alla registrazione. Oggi la norma che si occupa dell'adeguata verifica semplificata è l'articolo 23 ora. Gli intermediari finanziari non compaiono più tra i soggetti per i quali è prevista la semplificazione, ma ci sono altri soggetti, cioè rimangono le pubbliche amministrazioni, rimangono le società quotate, rimangono come soggetti a cui è possibile applicare un'adeguata verifica semplificata i clienti che risiedono in paesi a basso rischio di riciclaggio in base a delle indicazioni contenute nella stessa norma. È stata eliminata l'esenzione degli obblighi e la previsione delle procedure semplificate è rimessa da questa norma agli organismi di autoregolamentazione e alle autorità di vigilanza di settore che dovranno specificare le procedure di adeguata verifica semplificata. Ora, il mio dubbio è, ma per gli agenti immobiliari che non hanno né un organismo di autoregolamentazione, quali sono ad esempio gli ordini professionali per gli avvocati, i commercialisti, i notai, non hanno un'autorità di vigilanza come le banche o le assicurazioni, come verranno quindi individuate queste semplificazioni? In che cosa consiste quindi per noi la semplificazione? Questo è il dubbio un po' che rimane. Ah, questo invece è una domanda importantissima, perché si parla tocca la valutazione del rischio. La valutazione del rischio non ne abbiamo parlato, ma è praticamente l'elemento fondante dei nuovi standard internazionali ed è stato traslato proprio per semplificare gli obblighi. Gli obblighi sono stati semplificati e resi più possibili proprio perché c'è una valutazione del rischio e si vuole che le risorse non solo delle autorità ma anche dei soggetti obbligati siano concentrati laddove il rischio è maggiore. Ora, la prima valutazione del rischio a livello nazionale diciamo, ovviamente è di largo raggio ed è stata tra l'altro pubblicata soltanto una sintesi, noi dovremo fare come Ministero poi un aggiornamento con le autorità. È chiaro che adesso subentreranno le valutazioni non solo degli organismi di vigilanza ma anche dei soggetti obbligati direttamente fatte da loro, perché chi meglio dell'ordine degli avvocati o voi del vostro settore conosce quali sono delle profilature di prodotti o clienti o tipo di transazioni che possono essere considerate a basso rischio, quindi non esentabili ma magari con procedure semplificate. Quindi un po' la palla, come dire, passa democraticamente dal basso. È chiaro che poi ci potrebbe essere una proposta, essendo orfani diciamo di organismo di regolamentazione, una proposta che poi magari può essere condivisa anche con i notai, abbiamo fatto le linee guida in passato anche sotto l'altra normativa, quindi diciamo in modo di non lasciarvi totalmente, come dire, da soli in questa cosa, però sarebbe utile che le profilature eventuali di clientela, diciamo, che magari meritevole o di transazione meritevole di una procedura semplificata venissero proposte proprio in base alla vostra esperienza su tutto il territorio nazionale, perché poi la viene declinata in base anche all'area geografica, al tipo di clientela, insomma è chiaramente il prodotto di valutativo che poi può rimanere anche negli anni, insomma, di validità. È un documento complesso, un'analisi complessa che va fatta a livello macro secondo me, in modo che poi ci si ritrovino i vari territori incastonati dentro. E adesso c'è una valutazione del rischio sovranazionale a livello europeo che è stata appena pubblicata, però riguarda ovviamente i rischi che diciamo cross border, no? Transnazionali tra i vari stati europei, ma è interessante comunque da avere quel punto di riferimento, ce l'avremo anche noi come autorità e sicuramente comunque vi consulteremo tra l'altro quando faremo un aggiornamento del nostro
rischio nazionale delle autorità, perché ovviamente il settore immobiliare è stato un po' trascurato la prima volta, perché ci si è dedicati soltanto a, diciamo, alle banche oppure a soggetti obbligati di più vasta scala, quindi è un discorso che possiamo fare insieme. Benissimo, un'ultima domanda, chi la vuole fare? Pezzetta. No, ah no, c'era il signore, le ultime due, prego. Benissimo, io sono Roberto Ricchi, un agente immobiliare. Scendo nel pratico, essendo molto anziano, ma a noi chi ci difende? Nel senso, queste leggi antiriciclaggio, dove caricano di importanza teorica, ma ci fanno assumere degli incarichi enormi, nessuno poi ci dà la tranquillità di poterlo svolgere questa situazione. Allora dico, siccome in una compravendita normalmente l'elemento fulcro, non so perché, ma è il signor notaio, ma il notaio non è coinvolto in nulla, perché non è che prende i documenti dei loro signori, delle controparti, ed accerta quale logica di provenienza ci sono. Noi invece li dobbiamo fare. Ma perché? Io devo capire se lei è, certo, se lei mi dice sono il nipote di Totò Riina, venga a comprare per mio zio, qualche problema me lo pongo, ma in alternativa. Io non ho una divisa della Guardia di Finanza, ma la devo sostituire. Non siamo riconosciuti come ordine professionale, siamo trattati a calci da tutti, e noi però dobbiamo sottostare alle leggi antiriciclaggio. E il presidente Taverna, molto intelligentemente, diceva che gli abusivi fanno quello che vogliono, ma non sono gli abusivi che mettono paura a me in questo senso, ma gli architetti, gli avvocati, tutti coloro che intervengono facendo mediazione e bleffando su una parcella professionale vera e propria. Allora, dico alla dottoressa Fontana, che vedo molto precisa, ma il Ministero guarda solo una parte o è strabico? Ma noi esistiamo per loro o no? La vogliamo una volta tanto dare una conformazione reale, giuridica, importante, professionale a questa attività? Se no è inutile che facciamo intervenire il sottosegretario, anche lui ci fa gli applausi, poi se ne fregano. Questo è il dramma. Mi date una risposta, per favore, perché dopo 43 anni di attività non riesco a rispondermi. Grazie. La risposta gliela posso dare io. Ma guardi, siccome siamo colleghi e siccome quello che ha detto lei lo posso dire esattamente io dall'altra parte, e penso che lo possiamo dire tutti noi, siamo ormai, io da un po' meno forse di lei, ma facciamo questa professione da anni. Cerchiamo di lavorare tutti i giorni come associazioni, proprio cercando di portare avanti questa cosa. Sa che il Ministero dello Sviluppo Economico, che è il nostro ministero, diciamo quello che ci contiene, che cura la nostra normativa, da tempo, nel 2006, aveva in animo di toglierci tutti i requisiti e di liberalizzare completamente, facendoci diventare dei venditori, tra virgolette, per l'amor di Dio. Però ci volevano togliere anche i requisiti di accesso e tutta una serie di cose, come hanno fatto in Spagna, quindi completamente la legge. Non l'hanno fatto, abbiamo bisogno di recuperare nei programmi delle varie associazioni, qui non voglio entrare nelle cose, penso che i programmi siano gli stessi per tutti, cioè il tema di arrivare a una professione che deve essere proprio professione intellettuale, proprio per avere quei diritti e quegli obblighi proprio propri della legge. Quindi il tema è, non è che purtroppo si ottengono le cose in 2 giorni o in 10 giorni, noi cerchiamo di metterci tutto quello che possiamo. Sicuramente, e qui non c'entra il Ministero, sicuramente viviamo in un mondo in cui la politica è assolutamente sorda e cieca a quello che è. Ma d'altronde possiamo agire in 2 modi come associazioni e come cittadini. Uno, quello di mandare, scusi il termine, a fanculo la politica, e non so fino a che punto mandare a fanculo le persone possa essere utile per una battaglia civile e democratica, forse per un cambiamento, ma è il dialogo che porta e la proposta continua che porta poi a ottenere i risultati nei confronti delle istituzioni. Io penso che noi abbiamo il dovere da cittadini di assolvere queste cose, ma come giustamente diceva, di pretendere poi successivamente quello che è.
E le associazioni ci sono anche per questo, per guidare o non guidare, ma il tema è che tante volte, per guidare o non guidare un processo intendo, no? E chiudo dicendo, tante volte appunto si accusano le associazioni di dire ma cosa fate voi associazioni? Noi associazioni tante volte ci chiediamo ma voi politici che cosa fate? È assolutamente un vuoto, c'è, lo vediamo, c'è la politica buona e la politica cattiva. Io in questi anni ho visto tanti politici seri di ogni parte e tanti farabutti, come nella vita sociale, come nelle associazioni, come dappertutto. Quindi comprendo bene, anche alla luce, faceva accenno prima il collega Santino nel suo discorso di apertura, anche adesso, sostituti di imposta, tutte cose di uno Stato che è effettivamente in un momento di estrema confusione. E noi ci siamo in mezzo. E quindi il valore di fare associazione è anche questo, di cercare di condividere e cercare di risolvere questi problemi anche attraverso persone come la dottoressa Fontana che si prestano per darci una mano e per cercare di alleggerire queste cose. Ma è indubbio che noi abbiamo bisogno di un'altra qualificazione che non può essere quella degli agenti di commercio o di quello che siamo come inquadramento all'interno della cosa. Perfetto, comunque la sua non era una domanda, ma fregato. Bene, ultima domanda, prego. Breve perché dobbiamo chiudere con... Sì, non ci riesco, glielo rendo, non si preoccupi. Molto breve anche perché tu sei vicepresidente nazionale di FIMA. Sì, e quindi ha già parlato il tuo presidente, quindi ti do 2 minuti. No, ma sul fatto dell'antiriciclaggio, sempre per il collega, un piccolo inciso. Noi in consulta avevamo In consulta avevamo addirittura, dandoci da fare per togliere il registro, agognato che venisse fatto un registro centrale dove noi mettere i dati e in tempo reale avrebbe potuto controllare la pubblica amministrazione, ma purtroppo non sempre quello che si desidera si riesce a realizzare e noi siamo dei pugili, vero Paolo, che si alzano, danno i cazzotti, li prendono, vanno al tappeto e si devono rialzare quotidianamente chi fa l'associazione. La domanda è questa, mi è capitato stranamente, perché capita anche che uno lotta per togliere un registro, poi viene qualche associato a me e mi ha detto, senti ma io siccome mi sono organizzato ormai, mi serve anche per capire, per controllare se ho preso i dati, mi sono fatto gli assegni, se mi sono segnato tutto, io... Cos'è ti dico? Il registro lo continuo a utilizzare e mi ha fatto questa domanda. Posso utilizzare? Che succede se lo utilizzo? Io ripeto, io dico, ma guarda, abbiamo lottato tanto per farlo togliere, poi c'è pure chi ti domanda, lo posso continuare a utilizzare. Poi mi è venuto in mente che in effetti non è che uno commette un illecito, anzi, a mio parere potrebbe essere una tu in più. Quindi la domanda che dico faccio a Mammani e alla dottoressa Fontana, se uno continua a usare il registro, lo può fare innanzitutto, e io dico di sì, me lo sono data la mia risposta, ma cosa accade? Cioè, viene preso come una tu o no? Chi? Ma io direi Mammani, risposta unica. La voce del Ministero poi dopo Mammani mi interessa. Ma la domanda è semplice. È quasi retorica, però cogliamo l'occasione per dire sì, cioè nel senso che, come diceva prima anche l'avvocatessa Vitale, bisogna comunque conservare questi dati e renderli facilmente e tempestivamente intellegibili all'autorità all'occorrenza. Quindi il catalogarli con un archivio unico informatico piuttosto che un registro della clientela è un modo di conservazione anche dei dati, oltre che di registrazione. Quindi chi registra fa di più di quello che gli viene chiesto di fare, ma lo fa bene perché organizza il dato, lo archivia in un certo modo con determinati criteri, se lo fa anche a livello informatico con quelli che erano i parametri e i criteri molto ristretti e rigorosi che avevano i vecchi archivi informatici, fa un dato che diventa subito e tempestivamente intellegibile all'autorità in caso di richiesta e quindi sì, la risposta è lo faccia, non commette assolutamente un illecito, questo è evidente, fa sicuramente qualcosa che è apprezzabile. Così come è apprezzabile, per dare una risposta alla dottoressa Fontana sul discorso della profilazione del rischio, tutte le associazioni di categoria hanno predisposto una modulistica per fare questa valutazione del rischio e ciascuna ha cercato di dare una interpretazione
tra virgolette, ponderata quella che poteva essere un criterio valutativo. Quindi se anche la legge non lo prevede come obbligatoria, ma tutte le associazioni di categoria hanno predisposto delle schede di valutazione del rischio che tengono conto dei criteri che erano già indicati precedentemente, che sono stati ribaditi attualmente, sulla valutazione sia del profilo cliente che del profilo operazione, quindi tenendo conto della natura giuridica del cliente, della prevalente attività svolta, del luogo di residenza. Tutte le associazioni di categoria, proprio per dare un servizio proattivo, insomma, e concreto ai propri associati, hanno predisposto queste schede di valutazione che invitano, nella logica che diceva anche prima il vicepresidente Pezzetta, a fare di più di quello che la legge impone di fare, perché non c'è scritto da nessuna parte che c'è l'obbligo di tenere per iscritto questa valutazione come è stata eseguita, ma è un servizio aggiuntivo che all'occorrenza, in caso di verifica, dovessero venire a distanza di anni a fare una verifica su un cliente magari che si è avuto 5, 6, 7 anni fa, con la scheda di valutazione del rischio già compilata si offre immediatamente e tempestivamente quella valutazione all'organo tenuto a fare la vigilanza. Quindi, ripeto, benvengano tutte quelle iniziative che non siano considerate come obbligatorie, ma che sicuramente aiutano in quello spirito di collaborazione che ricordava sia lei che il sottosegretario prima, da parte di tutti quanti nel soddisfare e adempiere, assolvere a questi obblighi antiriciclaggio. Bene, allora, ringraziando la dottoressa Fontana per l'apporto, quindi il Ministero, per l'apporto che ha dato oggi in termini di professionalità e di capacità nell'interpretare anche le norme per gli agenti immobiliari. Un saluto da parte anche del dottor Maresca, che purtroppo oggi non è potuto essere presente anche lui, e un saluto anche da parte del UIF, dottor Criscuolo, che ha avuto un impegno dell'ultimo momento, ma sarà presente nei convegni successivi. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, naturalmente, siete stati qui 3 ore e non è semplice. Devo sentirmi del chiudere anche un ringraziamento anche alle associazioni, perché se oggi abbiamo parlato di una semplificazione normativa, questo si deve anche oltre alla capacità della politica, anche alle associazioni di categoria che ogni tanto fanno qualcosa. Chiudiamo questa giornata con le parole profonde, dal podio per favore, perché i discorsi di chiusura si fanno dal podio, del presidente di Anama, Paolo Bellini, grazie.